Nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 1975 moriva Pierpaolo Pasolini, moriva di morte violenta e questo ha sicuramente determinato una specie di oscuramento della sua figura intellettuale dove la storia sembra aver preso il sopravvento rispetto al pensiero. Il lavoro che noi vogliamo fare con questa puntata è di cercare di restituire un po' la varietà e la complessità dell'opera e del pensiero di Pasolini, che ha un'estensione che difficilmente riusciremo a trovare in altre figure intellettuali del Novecento. Un'estensione che va dalla poesia in dialetto al cinema, dal romanzo addirittura al fumetto, scopriremo. Quindi questa estensione, che è anche una estensione, una critica complessa rispetto alla modernità, nel senso che è insieme qualcosa che ci porta a un rimpianto del passato e poi una proiezione fortissima, quella che si direbbe una passione del presente. Come sintetizzare Pasolini? Quello che cercheremo di fare è un po' questo può essere il simbolo. È la sceneggiatura del film Mai fatto su San Paolo, che Pasolini scrisse negli ultimi anni di vita e in cui apertamente si identifica con questa figura del predicatore, del pedagogo, dell'apostolo delle genti. Ecco, è un po' su questo filo conduttore che vorremmo affrontare la figura complessa di Pasolini. Supplica a mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei sola al mondo che sa del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata la solitudine, la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre, e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro. Aprile. Abbiamo appena sentito Adriana Asti leggerci La supplica alla madre di Pierpaolo Pasolini e siamo entrati nella prima parte di questo speciale che vorrebbe concentrarsi sulla sua figura. Per parlarne abbiamo qua in scena Franco Zabagli, che è filologo e ha lavorato al gabinetto Viesseux di Firenze, e invece abbiamo qua sulla destra Giordano Meacci, scrittore. In voce, cioè non presente, ma presente soltanto con le sue parole, e Graziella Chiercossi, cugina di Pasolini, che ci ha aperto la sua casa a Roma e ci ha dato delle immagini, delle visioni del tutto inedite di questa persona. Susanna Colussi, la mamma di Pierpaolo Pasolini, senza farsi accorgere da nessuno, per un po' di anni ha scritto una specie di memoria, un ricordo, una saga della sua famiglia. L'ho letto e mi sono resa conto che questo racconto della famiglia Colussi lo aveva fatto anche al figlio, perché io ho ritrovato in prosa gli stessi testi che stanno nella Meglio Gioventù,
che questa raccolta di poesie friulane pubblicate nel 1954, dove c'è una sezione che si chiama proprio I Colus. Nel 1942 Paolo ha scritto il suo primo libro di poesie in friulano e racconta che ha fatto la dedica di questo libretto al padre, con il quale aveva un rapporto conflittuale. Nel 1945 Pierpaolo fonda l'Accademiuta. L'Accademiuta di Lenga Furlana è una specie di, si può chiamare associazione, ma si riuniscono degli amici poeti e danno rilievo al friulano di Casarsa. Nel 1955 Pierpaolo sta lavorando a Ortisei con Bassani e scrive alla madre che sta a Casarsa, dove è ritornata dopo 5 anni, non era più tornata dal 50, l'anno in cui si erano trasferiti a Roma. E lui le dice: prevedevo in parte le tue reazioni davanti alla Casarsa nuova, reazioni giustissime. Comunque in Casarsa quello che conta è la campagna intorno, con i suoi orizzonti e i suoi angoli segreti. E tutto questo non è cambiato, anzi è fin troppo dolcemente e disperatamente uguale. Franco Zabagli, a Pasolini è stato tante cose, l'abbiamo visto, ma nasce essenzialmente come poeta. Quali sono i caratteri di questa struttura nativa del Pasolini poeta? Quella di essere poeta è un'identità che Pasolini molto probabilmente assume in se stesso fin dalla più tenera infanzia, anche grazie alla maieutica di una madre maestra elementare, e che prosegue con studi liceali e universitari fatti diligentemente e nutre di cultura e della sua stessa vita. Quindi pur nella varietà delle tecniche che lui ha sperimentato e nei generi che ha praticato, quando si vuol ricorrere, secondo me, al termine più appropriato per definirlo sinteticamente, vale senz'altro e sempre quello di poeta. Tant'è vero che anche, giusto per richiamarlo terminologicamente, quando si dedicherà, diciamo, anche prevalentemente al cinema, intanto continua a scrivere versi drammaturgici o poesie comunque, però teorizza comunque anche il cinema di poesia, ecco, per cui l'accezione del termine poesia è certamente complesso, ma continua a avere una sua grande validità in tutto il suo percorso. Che poi la poesia è per lui anche la lingua madre in un senso molto specifico, cioè questa sua scelta, che è fra le più riuscite esteticamente della sua produzione, che è quella dei versi in friulano. Sì, sì. Pasolini debutta nel 1942 con una piccola raccolta di poesie in dialetto friulano e sceglie, in un momento in cui forse la lingua italiana, per la grande esperienza della tradizione simbolista e per quello che erano state gli esiti grandi di poeti come Montale e Ungaretti, era una lingua forse un po' esautorata in quella fase. Disseccata, forse. Esattamente. Qui aveva fatto la tesi su Pascoli, quindi per esempio il Pascoli di Italy, questo ricorso, certo, a temi di questo genere, avranno senz'altro influito poi su questa, certamente, su questa scelta. Certamente, e anche per esempio la scelta di Giovanni Pascoli di scrivere poesie in una lingua morta, la poesia latina di Giovanni, sì, Pascoli, nessuno la legge, però Pascoli è stato un grandissimo poeta in lingua latina, ha un'analogia molto forte, secondo me, anche con la scelta che Pasolini farà di scegliere appunto il dialetto friulano per le sue prime poesie. Ecco, il professor Zabagli ci ha parlato di una madre
pedagoga che molto ha influito su Pasolini. Pasolini fu a sua volta insegnante pedagogo ed è su questo che ci intratterrà Nico Naldini nel filmato che stiamo per vedere. Pasolini insegnante è stato mio insegnante. Non posso reprimere la lode infinita sulla qualità didattiche, didascaliche, educative di Pasolini. Era veramente come tornare alle epoche socratiche di una grande scuola. E infatti ci ha portato direttamente nel cuore noi ragazzini di 14-15 anni, direttamente nel cuore dei problemi della cultura, della lingua, del rapporto tra realtà, fantasia e scrittura. Io ho fatto un tema che a lui è piaciuto moltissimo. Lì è cominciata la mia vita. Poi è venuta una fase successiva in cui lui ha raccolto attorno a sé i figli dei contadini di un villaggio vicino a Casarsa, dove la sua famiglia si era rifugiata, e con questi ragazzi lui li ha proprio educati, li ha tirati su, li ha avviati agli studi. E poi infine c'è stato il terzo episodio, che è quello proprio di un insegnante collocato in una istituzione scolastica, che è la scuola media di un paese vicino a Casarsa, per cui ha insegnato 2 anni e da cui ha dovuto allontanarsi in seguito a problemi che aveva avuto nei confronti del conformismo italiano. Dal Friuli Pasolini viene a Roma e qui ha l'incontro con l'esperienza dello scrivere in italiano, anche dell'insegnare l'italiano, ma anche l'incontro con un altro dialetto che conterà molto per lui, con un'esperienza affine a quella del pasticciaccio, tutto sommato. Come vede, professor Zabagli, questa situazione? Sì, allora, Pasolini aveva scritto poesia in lingua italiana anche durante gli anni friulani, però diciamo, il trasferimento a Roma implica anche da parte sua una ricerca di identità che finisce col coincidere con quella, attraverso la scoperta del marxismo che lui aveva nel frattempo fatto, di poeta civile, ecco, convoglia in quella raccolta che sono soprattutto le ceneri di Gramsci, pubblicate nel 1957, la sua ricerca poetica, recuperando uno strumento metrico e stilistico di grandissima tradizione italiana, cioè la terzina dantesca e poi pascoliana, naturalmente elaborata con degli, così, con degli stilisticamente elaborata in maniera più moderna, e contemporaneamente però attraverso la prosa affronta questa nuova grande realtà che è quella di Roma, quella di questo, come dice in un poemetto delle ceneri di Gramsci, di questo popolo accampato in attesa di farsi cristiano nella cristiana città. Ecco. Ecco, questo popolo accampato era anche un popolo, come dire, di studenti, di allievi scolastici che Pasolini incontra a Ciampino quando va come insegnante di lettere, ed è un tema su cui Meacci ha scritto un libro, se ricordo bene. Sì, mi sono occupato proprio di questo arrivo di Pasolini a Roma, perché nei primi anni 50, come scrive Pasolini, povero come un gatto del Colosseo, Pierpaolo Pasolini scopre Roma. La scopre da poeta, e quindi è un periodo di intensa attività letteraria, perché lui sta scrivendo le pagine di Ragazzi di Vita, sta raccogliendo le poesie che poi confluiranno nelle Cene di Gramsci, ma raccoglie anche il canzoniere italiano, insomma, sta facendo molte cose. Certo.
Tra queste c'è l'insegnamento nella, lui la chiama la scuoletta di Ciampino, la Francesco Petrarca, che è una scuola privata, e lui si, nelle lettere lo spiega bene, si alza la mattina alle 7, sono le case prima di Pontemammolo, poi di Monteverde, e va a insegnare a questi ragazzi e si trova in questa doppia dimensione di insegnante. I ragazzi non sanno nulla del giovanissimo, un Pasolini trentenne e radioso, non sanno nulla del poeta, ma vivono questo suo modo di insegnare che li folgora in qualche modo. Suo allievo alla Petrarca di Ciampino è Vincenzo Cerami, ma c'è anche Ugo Ferranti, insomma ci sono alcune persone che poi hanno in qualche modo continuato attraverso l'arte l'insegnamento del maestro. Ma si direbbe più che allievo, discepolo, proprio nel senso letterale del termine, nel sì, senso nel che senso appunto c'è una forma di continuatore apostolato, e sì, superatore, nel modo che piaceva anche a Pasolini quando cita il corvo di Uccellaccio Uccellini, maestri vanno Squali. Mangiati, Giorgio Pasquali, i maestri vanno mangiati in salsa piccante. Quindi in questo senso Cerami è un continuatore, ma è un continuatore che fa a modo suo. Ma la cosa interessante, ed è la grandezza artistica anche, la cosa interessante è che gli allievi che poi ho intervistato, che mi è capitato di sentirli parlare di un trentenne e loro avevano già una cinquantina d'anni quando me lo raccontavano, quindi erano persone dell'età di mio padre che mi raccontavano di un mio coetaneo in uno sfasamento temporale che probabilmente è in linea con l'immagine che supera gli anni di Pierpaolo Pasolini. Un'esperienza interessante che porta in tutt'altro mondo è quella, qualcosa di simile è successo a Ludwig Wittgenstein, come il no? Grande filosofo, persona inquieta esattamente come Pasolini, e che ha insegnato per un periodo nella Bassa Austria, e se lo ricordano ancora, però se lo ricordano con ricordi peggiori, perché pare che picchiasse i bambini mentre Pasolini... Pasolini era tutt'altro, anche se da un certo punto di vista la metafora può essere continuata nel momento del trauma, che per Wittgenstein è l'abbandono della filosofia perché ha finito il Tractatus, nel caso di, e quindi dice non filosoferò più, nel caso di Pasolini c'è l'abbandono di Casarza, in qualche modo forzato, e però la scoperta del momento che lui racconterà come il più felice della sua vita. Nella Divina Mimesis si farà accompagnare, lui ormai ultra quarantenne, dal se stesso trentenne che aveva scoperto Roma. Ecco, una cosa che invece Wittgenstein non ha fatto, invece Pasolini ha fatto, e come, è il cinema, ed è passando a questa nuova dimensione che vorrei che guardassimo questo video di Adriana Asti che ci parla del set di Accattone e di Pasolini regista. Pasolini sul set era come era nella vita, come era a tu per tu, era molto, non era regista, non faceva il regista, non l'ha mai fatto, era molto naturale, semplice, chiedeva di fare quello che pensava e gli attori lo facevano subito, e eravamo illuminati da Tonino De Licoli con delle piccole lampade, era molto semplice, era molto diverso dal cinema che si vede, dai registi che si incontrano nella vita. Parlo del film Accattone che ha fatto Pierpaolo, che è stato il suo primo film, che è stato, come tutti sappiamo, un enorme successo. E l'aneddoto è che lui, che Federico Fellini aveva una società, Federizio, non so, e voleva lanciare dei giovani registi. E allora ha chiesto a Pierpaolo di fare un provino, un pezzo di film per casomai iniziare questo lavoro. Allora Pierpaolo ha fatto un pezzo di film, l'ha fatto vedere a Fellini, e Fellini ha detto: ah, questo non sarà mai un regista, ah no, io non produrrò mai un film di Pasolini. Ecco, questa è la lungimiranza. E quindi a quel punto è subentrato Alfredo Bini, che invece è illuminato da, non so, dalla luce che certamente emanava Pierpaolo e il suo lavoro, le sue idee, ha prodotto il film molto coraggiosamente. Il film è stato un grande successo da subito. E rimane un mistero, insomma, Fellini era molto intelligente, molto acuto, ma certo non apparteneva al mondo di Pierpaolo, non apparteneva al mondo di Fellini, credo. La testimonianza di Adriana Asti ci introduce a un altro lato del poliedro Pasolini, che sarebbe
Pasolini che ha a che fare non solo con la lingua ma anche con l'immagine, tanto fissa quanto in movimento. Ed è per questo che ne abbiamo parlato con il professor Steve Della Casa, che è storico del cinema, e con il professor Tommaso Mostrati, che invece è storico dell'arte. Allora, incominciamo con il cinema. Come arriva Pasolini al cinema e perché ci arriva e che cosa produce il cinema su Pasolini, anche al di là del fatto cinematografico vero e proprio, ma per la sua attività anche letteraria? Allora, al cinema Pasolini arriva essenzialmente per due motivi. Uno è un motivo economico, cioè lui negli anni 50 faceva la fame a Roma, insegnava in una scuola di Ciampino, ci andava con una 500 tutta sgangherata. Da quando incomincia a vendere le sue sceneggiature, il suo lavoro di scrittore per il cinema, la sua vita economicamente cambia molto. Ma non è solo per questo. In realtà credo che il cinema sia il complemento necessario della sua attività intellettuale, cioè il cinema era all'epoca il modo maggiore e più efficace per poter raggiungere un vasto pubblico, e Pasolini amava molto che le sue idee circolassero, tant'è vero che era uno che scriveva sui giornali, non lesinava polemiche, prese di posizione. Diciamo che il cinema all'epoca diventa il suo megafono naturale, e lo fa con grande sensibilità, con grande innovazione e al tempo stesso con classicità. Per esempio, lui è molto pittorico quando fa il cinema. La passione per la pittura si travasa completamente nella sua attività cinematografica, ma è anche un innovatore di linguaggio. Del resto sono quelli gli anni in cui in tutto il mondo il linguaggio del cinema si rinnova. Infatti pensavo che, per prendere un parallelo con Fitzgerald arriva a fare lo sceneggiatore nel momento della catastrofe, del crollo finale, e quindi per lui è il terminale della sua attività di scrittore. E invece per Pasolini è un rilancio, nel senso che c'è il megafono e poi la possibilità di creare del nuovo attraverso le cose che ha imparato al cinema, sostanzialmente. Essenzialmente sì, lui incomincia a scrivere per alcuni autori, in particolare per Mauro Bolognini, ma non è soddisfattissimo di come Bolognini adatti, non so, i suoi romanzi per il cinema, La notte brava e così via. Quando incomincia a fare cinema ci si accorge che fa una cosa completamente diversa. Per esempio lui cerca le facce, e le facce possono essere attori molto noti, nel secondo film addirittura Anna Magnani, oppure attori presi completamente dalla strada, e racconta storie molto diverse, evolvendosi tantissimo nel suo percorso. Insomma, non sta fermo mai, neanche quando fa cinema. E contemporaneamente fa anche delle cose strane, cioè, ama molto il riferimento alla classicità anche musicale. Per esempio qui abbiamo una ripresa di Pasolini che si parla della sua scelta di mettere Bach come musica per Accattone. In Accattone io ho voluto rappresentare la degradazione e l'umile condizione umana di un personaggio che vive nel fango, nella polvere delle borgate di Roma. Io sentivo, sapevo che dentro questa degradazione c'era qualcosa di sacro, qualcosa di religioso in senso vago e generale della parola. E allora questo aggettivo sacro l'ho aggiunto con la musica. Ho detto, cioè, la degradazione di Accattone è sì una degradazione, ma una degradazione in qualche modo sacra. E Bach mi è servito a far capire ai vasti pubblici queste mie intenzioni. Della Casa, come spiega questa scelta di questo canone così solenne, bachiano, come musica d'accompagnamento del cinema, addirittura poi forse come ispirazione almeno di un'opera, La Passione secondo Matteo, che ha un richiamo bachiano evidente. Come avveniva la scelta della musica nei film di Pasolini? Dunque, il fatto che usi Bach, Pasolini, è diciamo anche un po' l'air du temps, come direbbero i francesi, perché la musica classica fa di nuovo il suo ingresso nel cinema proprio con la Nouvelle Vague, e in particolare con Godard, ma anche con Chabrol.
e quindi diciamo, gli anni sono quelli, sono anche, siamo a cavallo degli anni 50 e degli anni 60 e così. Credo che in particolare la musica sia da considerarsi, se noi consideriamo il cinema di Pasolini come un immenso affresco, cioè la musica è un componente, uno sfondo, una nota caratterizzante di questo affresco. Credo che la musica, da quello che so, la scegliesse personalmente e anche litigando a volte con i produttori, perché spesso gli proponevano... L'altra grande tendenza dell'epoca era mettere le canzonette, cioè tutta la commedia italiana del periodo, il sorpasso e così via, mettono canzonette, io lo conoscevo bene, canzonette dappertutto, sono un po' l'arredo sonoro dell'epoca. Lui da questo si distacca proprio perché è un innovatore e paradossalmente fa un passo indietro, un passo verso il passato. E sono tutti gli Schubert e i Mendelssohn che ci siamo sentiti anche tanto in René, in Mahle, eccetera, certo. Questo è il genere di musica preferita di Pasolini, quindi l'avrebbe definito malissimo Adorno, la scelta di Bach avrebbe detto che era proprio risentito la cosa l'ascoltatore di musica barocca è il male assoluto per Bach e quindi per Adorno insomma. Un po' filisteo, quantomeno conservatore, tradizionalista della musica, invece nell'arte visiva Pasolini è innovatore e originale, sa scegliere le cose, come possiamo vedere in questa testimonianza da Orte di Pasolini che fa vedere il minore nel visibile. Questa strada per cui camminiamo con questo selciato sconnesso e antico non è niente, non è quasi niente, è un'umile cosa. Non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte, d'autore, stupende della tradizione italiana. Eppure io penso che questa stradina da niente, così umile, sia da difendere con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore con cui si difende un'opera d'arte di un grande autore. E così il punto dove porta questa strada, l'antica porta della città di Orte, anche questa non è quasi nulla, vedi, sono delle mura semplici, dei bastioni, che in realtà nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia per difendere questa cosa. Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, dell'intera storia del popolo di una città, di un'infinità di uomini senza nome che però hanno lavorato all'interno di un'epoca che poi ha prodotto i frutti più estremi, più assoluti nelle opere d'arte d'autore. Ma nessuno si rende conto che invece quello che va difeso è proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare. Ecco, con Tommaso Mozzati vorrei affrontare questa scelta che è, da una parte è una scelta eterodossa, nel senso di andare a cercare il minore dentro il visivo, dall'altra in fondo è una scelta che ha tanti antefatti e analogie nel Novecento. Penso a Benjamin, quando Benjamin ti parla dell'andare a recuperare le cose dimesse, le cose minori, le cose non viste, le cose che sono state dimenticate dalla modernità. Sì, questo mi sembra un discorso molto importante per Pasolini. C'era un racconto di Sandro Penna, che era amico di Pasolini, in cui Sandro Penna dice: io passavo sempre da un vecchio ponte, da un ponte moderno, tutti dicono che è brutto e va abbattuto, per me invece il bello è l'esistente. Ecco, per Pasolini non è così. La forma di Orte deve raccontare, racconta la realtà reale, cioè racconta la storia di una nazione e di una popolazione, il popolo italiano, prima dell'avvento della modernità, che sono quei brutti palazzi bianchi che si attaccano alle mura antiche di Orte. Quindi in questo senso il patrimonio italiano è un'eredità del passato che è reale e va conservato. In questo senso Pasolini cerca il minore, perché il minore ha subito meno l'aggressione della modernità e in qualche modo recupera, quindi, da storico dell'arte, girando, ci sono viaggi famosi di lui in macchina con Bassani che gira il centro Italia, recupera il minore ad un immaginario. È quello che succede nel Vangelo secondo Matteo. La scenografia del Vangelo è Crotone, è Massafra, è di nuovo Orte, sono tutte immagini di un'Italia vera, reale, per
usare un termine pasoliniano, che vengono recuperate all'immaginario dell'Italia moderna, il passato che torna a radicarsi nel presente attraverso la cultura figurativa. Quindi è un reale che è contemporaneamente un ideale, un essere che è un dover essere, perché dice l'autentico non è, è qualcosa che si tende a nascondere perché la modernità è occultamento, la modernità. Quindi c'è qui, emerge molto forte l'elemento antimoderno di Pasolini. Esattamente, c'è una forma di, in qualche modo, idealismo in questo sguardo al passato. Io sono una forza del passato, io vengo dai borghi dell'Appennino. Ed è anche un idealismo che serve a educare lo sguardo. In questo senso il patrimonio e la tradizione artistica italiana servono a restituire uno sguardo all'Italia che lo sta perdendo. E per questo si torna a quelle fonti. Quindi, come dire, l'apparizione delle lucciole non è un unicum in Pasolini, ma è un modo d'essere costante della sua maniera di guardare al mondo. E restando nella questione dell'immagine, Pasolini era anche pittore in proprio, e di questo potremmo imparare molto, su questo potremmo imparare molto da due testimonianze di Nico Naldini e di Graziella Chiarcossi. Io ricordo quelle bellissime pomeriggi di gelo nella campagna di Casarsa, in cui Pasolini dipinge questo inverno spoglio casarsese con i colori del Novecento, della pittura del Novecento, ma dando sempre un'intensità che non è quella della scuola, cioè della scuola della pittura novecentesca. C'è sempre qualche impeto personale in queste cose. Negli anni 40, quando Pierpaolo stava d'estate a Casarsa, ha disegnato moltissimo. E ancora di più negli anni in cui da sfollato ha dovuto stare lì per parecchi anni, e ha fatto sia pitture con delle tecniche miste, usando vari materiali, gessi eccetera, e poi dei disegni. Questi sono delle pitture. Questo è definito l'indiano, così per dargli un titolo, perché non c'era il titolo. Qualcuno di questi disegni e pitture non sono firmate, altri invece sì. Questo è degli anni 50, è a Roma, e ha fatto il ritratto di un ragazzino che stava nella casa dove lui era in subaffitto. Questo è definito Narciso, questo è col fiore in bocca ed è del 47, questo è firmato. Sono sempre esistiti questi interessi per il mondo figurativo e per il suo personale esercizio di disegnatore, di pittore, l'ha sempre fatto, al punto che quando aveva 18-20 anni e che era già instradato nel mondo della cultura, soprattutto universitaria, bolognese, con un grande maestro come Roberto Longhi, è incerto se la sua vera vocazione può essere quella del pittore piuttosto che quella dello scrittore. Ringrazio molto Nico Naldini e Graziella Chiarcossi per queste testimonianze rare e preziose, che ci danno veramente l'immagine di un Pasolini wagneriano, vorrei dire. Cioè, in fondo, lui con l'espressività ha giocato lo stesso gioco che ha cercato di giocarsi Wagner nell'Ottocento, cioè fare il famoso Wharton drama, parole, musica e azione, racconto, visione, tutti insieme. Non ha avuto la sua Bayreuth e non ha avuto il suo Nietzsche, che non è sempre il peggiore dei mali, ma comunque questa è stata la sua aspirazione di fondo, sembrerebbe. Sì, credo che Pasolini volesse
narrare attraverso tutte le forme che erano date. Questa era la cosa principale. E via via approfondiva la sua esperienza in uno dei vari possibili territori, ci metteva dentro quello che nel frattempo aveva portato avanti in altri campi ancora. Insomma, tutto in Pasolini converge in una finalità che è quella di farsi capire, di predicare, di andare al maggior numero di persone possibile. Un grande bricoleur dell'espressione, quindi anche nella scelta delle immagini, credo che sia così. Assolutamente, Pasolini è uno sguardo educato, ha studiato con Roberto Longhi a Bologna e ha un filtro che in qualche modo resta di fronte alle immagini, che cambia di registro, ma che è quasi incapace di non mostrare la propria cultura figurativa. In questo, a seconda dei casi, poi si sceglie l'inquadratura più adatta, ma da Masaccio a Caravaggio, a Velázquez, ai manieristi, ai crudeli manieristi, tutta la cultura figurativa di Pasolini torna a far vedere le cose. E questo si spinge fino alla rappresentazione di sé e anche alla grande stilizzazione della figura intellettuale, che è stata riconosciuta universalmente, come si può vedere, dentro a questa testimonianza di Iverson, che ci parla della risonanza europea e francese in particolare di Pasolini. Come mai sono tanti in Francia i lettori e soprattutto gli spettatori di Pasolini? Io direi che una delle ragioni è dovuta al fatto che tra Pasolini e noi, francesi, ci sono stati dei traghettatori, dei passeurs, come si dice in francese, degli intermedi. Ce ne sono stati almeno tre. Il primo, secondo me, sarebbe stato Georges Bataille, che personalmente ho letto poco prima di aver letto Pasolini, e ho letto Pasolini grazie a Georges Bataille, stranamente. Come mai questo accoppiamento? È dovuto al fatto che ambedue sono dei trasgressori, e uno degli aspetti fondamentali di Pasolini, che a noi interessa moltissimo, è questa stupenda capacità di trasgredire le frontiere sessuali, linguistiche, ideologiche, cronologiche. Un secondo mediatore molto importante tra Pasolini e la cultura francese sarebbe, secondo me e secondo molti, Jean-Luc Godard, anche se Jean-Luc Godard è svizzero, ma è di cultura francese. All'origine, nei primi tempi, c'è stato un dibattito anche violento tra Godard e Pasolini, ma dopo Godard si è fatto un po' pasoliniano. In che senso è interessante questo dibattito? Non solo è tecnico, ma soprattutto è intellettuale, straordinariamente interessante, perché per Pasolini l'arcaico ha un valore pre-rivoluzionario, mentre Godard invece all'origine voleva fare una tabula rasa. Pasolini, e questo è uno degli aspetti per noi, per me, più interessanti, è uno che va nel passato e nell'arcaico non per nostalgia, ma per volontà di aumentare la vita e di pensare a qualcosa di rivoluzionario davvero. Un terzo, ma spero non ultimo, mediatore molto importante tra Pasolini e la cultura francese sarebbe, secondo me, Georges Didi Huberman, che ha dedicato non meno di 4 saggi proprio a Pasolini, uno dei quali si intitola in francese Survivance des Lucioles, Sopravvivenza delle lucciole, nel quale l'autore di Huberman riprende una bella frase di Pasolini, appunto, sulla sparizione, sull'eliminazione delle lucciole, e contesta di Huberman questa sparizione, la sostituisce con l'idea di una sopravvivenza. E l'importanza di questi saggi è enorme, perché Huberman studia sia l'immagine in Pasolini, sia il pensiero, e fa una connessione molto fine tra i due, insistendo sul cinema di Pasolini, che in Francia è capitale, e molti sono i spettatori oggi della Rabbia in particolare, e anche della Ricotta, più di Accattone e più dei primi film neorealisti.
Le lucciole, chi erano costoro? Questa è la domanda che uno può porsi, perché di cosa si parla quando si parla di lucciole? Allora, intanto sono quegli animaletti luminescenti, eccetera. Poi sono l'oggetto di un famoso articolo di Pasolini uscito sul Corriere della Sera, che fa parte della serie degli scritti corsari, che ha dato una grandissima notorietà a Pasolini non soltanto in Italia ma all'estero, e soprattutto probabilmente all'estero. E di questo Pasolini polemista vorremmo parlarne con Pierluigi Battista, che ringraziamo di essere venuto qua, editorialista del Corriere della Sera e quindi, come dire, prosecutore della stessa attività pasoliniana, o almeno condivisore di giornale. Beh sì, la testata è quella. La testata del Corriere della Sera si avvalse della firma di Pierpaolo Pasolini in prima pagina, ma allora fu una scelta anche coraggiosa, perché noi adesso siamo abbastanza abituati a vedere gli intellettuali, gli scrittori che scrivono sulle prime pagine dei giornali e non nella terza pagina, come era allora, negli Elzeviri e così via. Invece fu una scelta di Piero Ottone e di Gaspare Barbellini Amidei, che era il vice direttore con competenze nella cultura, e decisero Pasolini, che era un personaggio che comunque ogni volta che scriveva creava polemiche, suscitava dibattiti e discussioni, di lanciarlo in prima non sulle sue opere ma su argomenti di interesse pubblico. E fu un impatto fortissimo, e in Italia ogni articolo di Pasolini, che era sulla televisione, sulla scuola, sull'aborto, era ogni volta argomento e spunto per discussioni molto, molto feroci, anche nella sinistra, anzi forse soprattutto nella sinistra, perché questa sua visione, che veniva chiamata una visione arcadica, russoiana, preindustriale, di nostalgia per un idillio agricolo che mai sarebbe esistito, mentre invece la sinistra era su posizioni, chiamiamole così, industrialiste, sviluppiste, come si chiamerebbe oggi. E le lucciole erano una metafora, non erano degli animaletti, era la metafora di un mondo scomparso, di un mondo cancellato, di appunto di un'antropologia e di una natura che non esistevano più con lo sviluppo del consumismo, del capitalismo, eccetera. Ed era una polemica continua. Se uno guarda gli scritti corsari, adesso mettersi tutti in serie, vede che buona parte dei materiali di questi scritti sono polemiche su polemiche, risposte polemiche ad altre polemiche. Quindi, come appunto lei ricordava, ogni articolo era poi l'occasione di altri articoli, perché si trattava continuamente di ritrattare, di precisare, di chiarire, di far vedere. Questo è veramente... lei ha detto, ha evocato Rousseau. Effettivamente qui dentro c'è qualcosa di Rousseau, l'uomo che si sente perseguitato e perennemente incompreso. Certo, l'uomo naturale che viene corrotto e contaminato dalla società e dalla civiltà. Questo era, diciamo, un po' lo scandalo di un intellettuale che pure stava nei grandi circuiti culturali, non era certo un emarginato, era un regista, un scrittore, un poeta, sempre molto, molto apprezzato. Però che non mediava mai, ecco, Pasolini non mediava mai. Poi uno può essere in disaccordo, in accordo con quello che scriveva, non bisogna neanche santificarlo, non è che ogni cosa che lui dicesse era giusta e vera, però era sempre un pensiero radicale. La televisione, abolire la televisione, sulla scuola idem, sull'aborto, che era da una posizione laica, però lui, diciamo così, in qualche modo fu molto attaccato perché per le sue posizioni in quel senso, cioè lui in qualche modo l'andava anche un po' a cercare la polemica, sì, sì, era un provocatore nato, era un provocatore nel senso positivo del termine. Molte grazie. Adesso su questo stesso tema abbiamo un video che potrà illustrarci e chiarirci un po' di altre cose pasoliniane. I primi miei film, da Cattone al Vangelo secondo Matteo, La Ricotta e di Porè, li ho fatti sotto il segno di Gramsci. E infatti con i primi film mi sono illuso di fare opere nazional popolari nel senso gramsciano della parola, e quindi da ciò consegue che pensavo di rivolgermi al popolo come classe sociale ben differenziata dalla borghesia, almeno in modo ideale naturalmente,
così come l'aveva, come l'aveva conosciuto Gramsci e come io stesso l'avevo conosciuto da giovane, almeno compresi tutti gli anni 50. È successa poi quella che si chiama la crisi, in certo senso positiva, della società italiana, cioè il passaggio dell'Italia da un'epoca a carattere ancora in parte agrario e artigianale, comunque paleocapitalistico, a una nuova epoca, quella del benessere, il neocapitalismo. E quindi con la trasformazione in un certo senso radicale, per quanto fulminea, della società italiana. Il trasformarsi cioè di questo popolo idealizzato da Gramsci e da me giovane in qualcos'altro, in quello che i sociologi chiamano massa. Ma a questo punto io mi sono in un certo senso rifiutato, non programmaticamente, non a prioristicamente, ma in seguito alle prime esperienze, di fare dei prodotti che siano consumabili da questa massa. E quindi ho fatto dei film d'élite, e quindi apparentemente antidemocratici, aristocratici, mentre in realtà, essendo film prodotti in polemica contro la cultura di massa, che è tirannica, che è antidemocratica per eccellenza, in realtà secondo me sono un atto, per quanto forse inutile, per quanto idealistico, di democrazia. Il nostro viaggio intorno a Pasolini arriva al punto conclusivo con questo incontro con Davide Toffolo, al quale dobbiamo le immagini del graphic novel che circonda questa trasmissione, che sono tratte dal suo Pasolini uscito da Rizzoli alcuni anni fa. Pasolini è l'oggetto del suo graphic novel, ma Pasolini è stato anche uno che ha progettato a un certo punto di fare dei fumetti, ha avuto la volontà di fare questo, di fare una sorta di proto graphic novel, un po' come era successo anche per Dino Buzzati con Poeta Fumetti, questa volontà, questa tentazione del fumetto, lei come lo vede? Sì, è stata una delle scoperte durante questo viaggio che ho fatto dentro la parola di Pasolini, a un certo punto c'è stata questa scoperta, uno storyboard della Terra vista dalla Luna con protagonisti Ninetto e Totò. Lui li ridisegna in questo storyboard. Come tutte le volte, Pasolini incontra la sua scrittura come un poeta e come fosse la prima volta, perciò diciamo che questo è uno storyboard anomalo, e difatti lui, che era molto acuto, si è accorto che il fumetto aveva delle potenzialità espressive che andavano oltre le altre arti. E ho trovato proprio degli scritti dove racconta che avrebbe immaginato, che si era immaginato di fare un libro a fumetti per Garzanti con 10 storie proprio con questi due personaggi. Il che rientrava pienamente anche nella sua vocazione pedagogica. In fondo è un po' il fumetto come Bibbia Pauperum, come qualcosa che poi oltretutto univa i due mezzi espressivi di cui lui a questo punto si sentiva di possedere, cioè l'immagine e lo scritto. Riuscire a costruire il mondo attraverso l'immagine e riuscire a fare una specie di nuovo di opera d'arte totale. Paradossalmente l'opera d'arte totale del Pasolini maturo è il fumetto, almeno la vocazione, l'aspirazione al fumetto. Sono contento di queste parole perché ho sempre pensato che il fumetto abbia queste caratteristiche, e Pasolini, che era un artista libero, le ha trovate anche lui. La qualità poetica della scrittura con i fumetti è qualcosa di originale che non sta né nel cinema né nella poesia, è qualcosa di originale, e Pasolini l'ha intuito subito. Penso che sia dovuto proprio alla sua voglia anche di libertà, non so come dire. Sì, è anticipato quasi di mezzo secolo, perché appunto l'altro esempio che ho fatto è Buzzati, che però di nuovo è un unicum, il fenomeno della graphic novel è qualcosa che viene molto tempo dopo la morte di Pasolini, quindi certo, è stato da questo punto di vista un antesignano assoluto. E dentro al fatto cinematografico, come si rapporta al fatto cinematografico il problema del fumetto? Cioè c'è una vicarietà, il fumetto serve per come storia per il cinema, oppure? Beh, nasce proprio così, lo storyboard nasce in questo modo,
una scrittura di servizio, diciamo così, però Pasolini ha intuito che dentro questa scrittura non poteva esserci soltanto un servizio, ma c'era appunto una novità, una possibilità di scrittura nuova. Ma quindi adesso è impossibile fare il processo alle intenzioni e chiedersi cosa sarebbe successo, però un Pasolini fumettista, un finale di Pasolini come autore di graphic novel, lei riesce ad immaginarselo? Beh, immagino, mi piacerebbe che questa scommessa, diciamo così, venisse presa dagli autori di fumetti italiani di questo momento e che il suo progetto venisse portato avanti dagli altri, visto che non ha potuto portarlo avanti lui. Questo è un auspicio che mi faccio. Comunque Buzzati e Pasolini come padre della graphic novel italiana mi sembra una bellissima ipotesi. E come anticipatori della graphic novel, anche per questo, perché non c'erano neanche tanti esempi fuori del mondo italiano, non c'erano esempi di questo, non è che ci siano tanti altri casi di storie, racconti fatti da narratori per esprimere delle narrazioni. Ecco, io credo che a questo punto abbiamo veramente completato il quadro totale dell'infinita enciclopedia Pasolini. Certo, ci sono ancora tanti lemmi che abbiamo trascurato, tanto altro avrebbe potuto essere detto, ma credo che se un piccolo contributo questa trasmissione ha portato, credo che sia stato quello di far vedere quante cose insieme poteva essere l'artista, l'ideologo, il predicatore, e quindi abbiamo visto questa figura che abbiamo cominciato con Pasolini come San Paolo e chiudiamo con questo Pasolini come Wagner, come un Wagner contemporaneo e persino fumettista. L'immagine conclusiva sono estremamente rare e sono sia Graziella Chiarcossi che ci fa vedere dei disegni di Pasolini e delle immagini rare di Pasolini giovane, e l'accompagnamento di queste immagini sono delle canzoni, altro ultimo lato del poliedrico Pasolini, delle canzoni che vengono composte da Pasolini e che vengono eseguite da Isha Cerami. Queste sono delle foto di Pierpaolo da bambino. Qui è con il fratello in una macchinetta, fratello che era più piccolo di lui. E poi c'è una foto fatta a Riccione, dove andavano in estate quando erano piccoli. E c'è Pierpaolo, la mamma con l'ombrellino. Poi sempre a Riccione, e in questa fotografia è più grandino Pierpaolo e c'è il padre. E poi c'è una foto di Susanna in primo piano con sempre Pierpaolo a destra e Guido a sinistra e dietro la famosa per noi zia Giannina. Poi ci sono delle foto del periodo bolognese in cui Pierpaolo è insieme ai suoi compagni, prima di liceo e poi di università. Gli piaceva molto sciare, andava molto in montagna e faceva anche delle gite in bicicletta arrivando proprio anche in montagna. È una foto a Venezia, non so di che anno, ma carina.